La piccola Claudia è uno dei vampiri più tragici tra quelli creati da Rice e la sua storia inizia e si conclude con Intervista col vampiro. Lui la incontra nel 1795, vagando tra le strade di New Orleans, tormentato dalla propria natura e alla ricerca di se stesso. Da quelle parti imperversava la peste e la piccola era sporca e denutrita, ai piedi del cadavere della madre ormai morta. Inebriato dal richiamo del suo sangue e stanco di soffrire e trattenersi, lui si ciba di lei, ma viene colto in flagrante da Lestat. Così, scosso, la lascia andare prima di finirla. Lestat, che voleva trattenere a sé lui, deciso ad abbandonarlo, le dà il suo sangue immortale, trasformandola in una bevitrice di sangue. Viziata e amata dai suoi padri immortali, la bimba diviene una vampira capace di cacciare con fredda spietatezza il sangue umano, senza pietà, e ciò è comprensibile dal momento che aveva vissuto come un'umana per pochissimi anni. L'esistenza da vampiro è praticamente l'unica che conosce, perché col passare del tempo, come accade a molti bambini, non ricorderà più la sua fanciullezza. Molto simile all'estate nella crudeltà della caccia, Claudia si viene però a legare in maniera particolare a lui e tra i due nascerà un fortissimo legame d'amore. Trascorrono gli anni, quasi un'intera vita umana, e Claudia diviene una donna ma solo nella mente e nel cuore, perché ovviamente il suo corpo non è mai cambiato né cresciuto da quando è stata trasformata in vampiro. Claudia è condannata ad avere per sempre le sembianze di una bambina, a non essere quindi autosufficiente, a non poter provare la gioia che qualcuno si innamori di lei, a non poter creare altri vampiri, perché non avrebbe la forza di contenere nel suo piccolo corpo tutto il sangue di una persona e poi restituirglielo mischiato al suo a sufficienza da farla sopravvivere. A meno che non decidesse, come fa notare lei, mordace, di creare un esercito di bambini vampiro. Quindi, oltre al dramma di una bambina strappata alla sua umanità troppo presto, a tutte le gioie della vita quali l'amore, il sesso, la semplice crescita, anche quello di una vampira imperfetta, limitata, eternamente infelice, dipendente da qualcun altro. Nei confronti di lui sarà sempre divisa tra l'amore e l'odio per via di quello che le è stato fatto. L'infelicità di Claudia è uno degli elementi più strazianti all'interno di Intervista col vampiro. La sua rabbia graffia le pagine e l'animo del lettore, che non può non provare pena per lei, nonostante non sia il vampiro più amabile delle cronache. La sua vita, o la sua non vita, terminerà tragicamente e nel peggiore dei modi, sotto i raggi del sole, e trascinerà lui in un abisso di dolore e disperazione. Il vampiro non la dimenticherà mai e Lestat proverà sempre rimorso per quanto le ha fatto portandola nell'oscurità così piccola solo per vedere cosa sarebbe accaduto. Il personaggio di Claudia è stato un mezzo per l'autrice di sublimare la disperazione per la perdita di sua figlia. In una prima versione del romanzo Claudia non moriva, ma l'autrice si sentì in colpa perché aveva mentito permettendo al suo personaggio di vivere mentre Michelle, sua figlia, era morta. Così riscrisse l'ultima parte del libro includendo la morte di Claudia. Questa è la storia di Claudia, i cui riccioli biondi da bambola sono diventati iconici, riccioli identici a quelli della figlia dell'autrice, morta prematuramente a 5 anni, proprio all'età in cui Claudia muore alla vita umana.